tornati nel nostro magazzino RM in Italia. Siamo qua oggi di nuovo insieme per proporvi ed illustrarvi una delle nostre macchine disponibili in magazzino. Si tratta di un centro di lavoro verticale Brema. È una macchina ad oggi molto 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 richiesta, in quanto sono macchine molto versatili ed hanno anche una grande versatilità per quanto riguarda lo spazio in qualsiasi fabbrica o comunque centro di produzione. La macchina, nel caso specifico, è una macchina molto recente, perché è una macchina del 2012. È una macchina che ha a disposizione un controllo numerico con il BS Works della BS, che qui abbiamo con la chiavetta sua apposita. La macchina ha sul quadro elettrico già installato anche l'air conditioning, quindi l'aria condizionata per la pulizia e per il mantenimento della parte elettronica sempre ben funzionante. Iniziamo a far vedere qualche dettaglio della macchina partendo dall'inizio, quindi qua identifichiamo subito i suoi tappetini di sicurezza, in modo tale che durante la lavorazione non ci siano eventuali collisioni con l'operatore nel mentre che si carica il pannello. In questo caso la macchina è equipaggiata sia di un sistema di prolunghe per il carico che per lo scarico, in modo tale da garantire una maggiore portata della macchina. In questo caso la macchina può lavorare pannelli da 3200 mm di lunghezza per 900 mm di altezza, per una Z di 80. Quindi qui abbiamo la nostra rulliera d'ingresso, in questo caso qua è manuale, ma poi quello che prenderà il pannello sono appunto le due pinze che sono indipendenti e servono appunto per il bloccaggio del pannello e l'introduzione della macchina. Se venite qui dietro vedrete la composizione della testa della macchina, che in questo caso specifico è composta da un pantografo verticale a 4 kW con anche il cambio utensile automatico a 5 postazioni. La macchina utilizza i coni ISO 30. In più, qui sottostante al pantografo abbiamo la testa forare, nella quale è integrata anche una lama per fare scanalature. La testa forare è composta da 21 mandrini verticali ed orizzontali. Uscendo dalla macchina in lavorazione abbiamo questa rulliera di scarico lunga 3 metri ed è una macchina appunto che, grazie a questo sistema, consente all'operatore di poter scaricare innanzitutto il pannello in completa sicurezza e nel mentre avere la macchina sempre occupata per evitare perdite di tempo e quindi per incrementare la potenza. Questa, come tante altre, è una macchina disponibile subito in magazzino, quindi seguiteci per maggiori informazioni.